diverse frontiere, diversi paesi coinvolti, diverse facce di una stessa crisi europea dei migranti. Fino al 2014 è sembrato un problema quasi esclusivamente italiano e nonostante l'aumento degli arrivi via mare dalla Libia, diversi governi europei rifiutarono di finanziare l'operazione Mare Nostrum, poi rimpiazzata da Triton dell'agenzia europea Frontex. Ma dopo la rotta dei Balcani dell'estate 2015, Grecia, Ungheria e Germania diventarono mete per i migranti in fuga dalla Siria e da altri paesi. Il 2016 tuttavia fu un anno record di sbarchi di migranti arrivati in Italia provenienti dalla Libia, un dato che rimase molto alto anche per il 2017 e che è crollato drasticamente nel 2018 grazie all'accordo con la Libia siglato nell'estate 2017 dall'allora ministro degli esteri Minniti e per effetto della recente chiusura dei porti decisa da Salvini. Il raffronto delle statistiche italiane con quelle della Spagna nello stesso periodo e riferite a tutti i 12 mesi di ciascun anno evidenzia un netto disequilibrio. Nel 2016 in Spagna sono arrivati migranti in numero 7 volte inferiore all'Italia, invertendo la tendenza nel 2018 con l'arrivo di Pedro Sánchez al governo, arrivando a quota 29.541 nei primi 6 mesi e superando il numero dei migranti accolti in Italia. Il caso della nave Aquarius a Valencia è stato emblematico. Uno dei paesi più contrari all'accoglienza dei migranti è l'Ungheria di Viktor Orban. Il numero dei richiedenti asilo a Budapest è calato notevolmente negli ultimi 3 anni, passando dai 29.432 del 2016 agli appena 453 del 2018. Stiamo parlando di numeri bassissimi, anche perché dopo l'accordo con Erdogan, l'Ungheria è fuori dalle mappe della migrazione. Frontiere magiare che per i migranti Orban continua a voler mantenere chiuse.